Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Linkramantoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Premessa prima di cominciare la guida. So che alcuni di voi magari leggendo il titolo avranno già pensato ma Andrea Link questa serie l'ha già fatto un altro youtuber molto più famoso di te. Sì, però io non è che posso eliminare una guida a cui sto lavorando da quando inizio il gioco perché un altro l'ha portata prima di me, ok? E inoltre, alcuni yokai che andremo a vedere in questi quiz cartelli l'ho già messi a punto di evocazione per attivare magari una quest secondaria oppure qualcosa che mi serviva da trovare, mentre altri non posso metterceli perché devo ancora trovarli e non è che io sto puntando a completamento del medaglium, quindi alcuni ce li ho, altri non ce li ho. Dunque, mi sono scritto tutti quanti i posti dove possono essere trovati questi quiz cartelli, quindi iniziamo con lo Yokai World partendo proprio dal quartier generale Yopol, perché nei laboratori dove si viene prodotto appunto lo Yokai Watch, dove c'è il check dei modelli, quelli che sono appunto effettivamente orologi mentre alcuni sono bombe o altro, lì c'è un punto di evocazione. Quindi andiamo qui, scendiamo, ecco qui appunto i laboratori dove vengono controllati i modelli, e proprio qui. Questo a dire il vero volevo farlo vedere in un altro episodio, ma poi siccome non ho salvato perché volevo fare altro, non ve l'ho fatto poi vedere. Quindi alla fine non si è neanche salvato il fatto che io avessi evocato qui lo yokai a questo quiz cartello che è Stan Cravatta. Ecco qua, incanto ai lavoratori dirigenti, sembra una cravatta, voglio andare a casa. E dopo aver fatto anche appunto la quest del padre di Luna che è tornato a casa, con la cravatta che diceva voglio tornare a casa, più chiaro di così ragazzi non può essere. Stan Cravatta posso evocarla perché ce l'ho. E cosa fa Stan Cravatta? Ci fa rigiocare quante volte vogliamo al minigioco di controllare i modelli di Yokai Watch. Intanto qui c'è la scenetta. Ehi tu, che c'è? Perché ti sei fermato? C'è tanto lavoro da svolgere, sbrigati e portiamo a casa dei risultati. A casa? Come? Hai detto qualcosa? Ho dimenticato di chiudere a chiave il portone. Posso tornare a casa? Se hai tempo di dire queste sciocchezze, sbrigati a finire il tuo lavoro. Ho anche lasciato il condizionatore acceso. E poi ho dimenticato di buttare la spazzatura. Non posso lasciare tutto così. Devo proprio andare. Ehi, aspetta. Ah, ha scelto proprio un brutto momento. Oh, Andrea, sta guardando proprio te? Ho un brutto presentimento. Tu, che tempismo. Hai appena iniziato a lavorare qui, vero? Eh? Dai, sbrigati. Aiutami a controllare qui. D'accordo. E dovremmo farlo? Ecco la tua parte. Più controlli, porterà a termine e tanto più sarà la paga. Quindi praticamente è a cottimo. Ma se è a cottimo, potrei lavorare quanto voglio. Grazie a Stan Cravatta puoi ripetere il controllo. No, grazie! Andiamo via dai laboratori e dirigiamoci alla torre Papa Atrio. Qui alla torre Papa Atrio è molto interessante la cosa perché il quiz cartello l'ho già preparato. Bisogna chiamare Aspiricordo, quindi inserite Aspiricordo e se lo avete lo chiamate qui al punto yokai e secondo voi cosa potrà mai succedere se evochiamo Aspiricordo? Vi ricordate in Yokai Watch 2 cosa è successo quando abbiamo evocato Aspiricordo? Ci faceva ricombattere contro il boss finale. E sinceramente in Yokai Watch 2 per farmare medicine potenti Decadama, o meglio Lethal Dama, era perfetta. Dovrei lottare di nuovo con quello, fa parte del ricordo, che ne dici? No, non ora, grazie. Torna pure se cambi idea. Bene, quindi nello Yokai World abbiamo finito, andiamo in America, che ce ne sono davvero pochi in America, però così non posso teletrasportarmi, quindi andiamo qui con Traspec. Il primo posto che andiamo a visitare è vicino casa, ed è la casa di Paolo Box. Ah, però qui è notte. Bene, adesso è giorno, anche se è nuvoloso, ma non importa. Dirigiamoci verso appunto la casa di Paolo Box, che si trova proprio qui vicino.
paradiso delle scatole. Se vedete, ho già attivato il quiz cartello, ma c'è anche un cyborg Y, ma è cyborg Y? Chiama Robonian F. Io ora Robonian F non ce l'ho, però questo quiz cartello che vedete appunto qui vicino a casa di Paolo Box, ci vuole Robonian F. Chiaro? Ah, però Robonian F non ve l'ho detto. Vi dà una barretta al giorno. Andate lì una volta al giorno, vi dà una barretta. Ora dirigiamoci invece alla pizzeria. La prima pizzeria che abbiamo visitato nel gioco e che è anche appunto il primo quiz cartello in teoria che abbiamo trovato. Ecco, la pizzeria si trova a Riva Nord. Eccola qui, signore si levi. Entriamo. Questa nel gioco la dobbiamo attivare per forza. È Bacon Trito. Più facile di così non si può davvero. Bacon Trito effettivamente per... dopo appunto la quest della storia non serve a molto, ci attiva solo il poter comprare le pizze qui. A questo punto inforchiamo la bicicletta e torniamo giù al quartiere basso, alle sud, per andare alla discarica. Nella discarica c'è un altro punto yokai. Appena entriamo appunto nel deposito di rottami o discarica che dir si voglia, c'è questo quiz cartello qui davanti appunto a questo traliccio ed evocate Nonno Verde. Nonno Verde, cosa fai? Una specie di negozio. Tu scambi la polvere che trova l'aspirapolvere yokai con oggetti anche, insomma, abbastanza interessanti. E spera mega, addirittura. Questa, ragazzi, è molto interessante. Quindi, se giocate molto con l'aspirapolvere, io vi consiglio di farci un salto e di cambiare le vostre cianfrusaglie, ovvero la polvere, con un nonno verde, che comunque sia molto molto utile. A questo punto direi di andare a Riva Nord verso la ruota sogno, che qui c'è il circo. E al circo c'è un altro importante punto di evocazione. Intanto nello schermo inferiore c'è un altro cyborg Y, perché con radar comunque sia possiamo trovarli. Ecco, a questo punto yokai, proprio davanti all'entrata del circo, del tendone, c'è Padezoma. Abbiamo Padezoma? Non ho Padezoma. Non ho Padezoma? Ah sì, ce l'ho Padezoma. Ecco, proprio devo mettermi proprio sul cerchio blu. Vuoi chiamare Padezoma? Sì. Cosa fa Padezoma? Lo vediamo subito, lo vediamo. Padezoma arriva appunto yokai. Fantastico! Ci parliamo. Ehi, wow, guarda là, è un tendone gigantesco. È proprio un peccato che di notte sia chiuso. Pensaci, il tendone nel cuore della notte deve mettere i brividi. Splendido, no? Bene, lascia fare a me. Farò sì che dimentichino di chiudere. Così potremo entrare anche di notte. Già, non vedo l'ora che faccia buio. Ecco, voi direte, ma non sarebbe meglio mettere uno yokai tipo Dimenticap che fa dimenticare le cose alle persone? No, più in là vedremo anche perché. Ora, andando qui avanti, appunto, dove c'è il mare, perché quello è un mare, arriva a nord, proprio sul parco, qui c'è il mare, ci sono due punti di evocazione yokai, poi lo vedete anche nella mappa inferiore. Se la mappa è troppo piccola, quella inferiore, strizzate un pochino l'occhio che riuscite a vedere dove siamo. Ci sono due punti di evocazione. A un punto di evocazione c'è Railux, che fa uscire il sole nelle giornate piovose, oppure di qua c'è Pioggianna, che rende le giornate piovose quando c'è il sole. Oppure potete attivare sole e pioggia nello stesso momento. In teoria attivare pioggia e sole nello stesso momento a Valdoro è molto importante, ma lo vedremo in un altro video perché. Ora, sempre invece in America, dirigiamoci alla chiesa di Anacardia Orientale. C'è un silenzio religioso. Oh, che battuta! Tanti like per me. Ah, questa bambina vuole i popcorn e io non ho tempo per lei. Però c'è Madame Champignon. Sì, lei compare in diversi punti. Non è che compare solo davanti al municipio. Però per la quest, appunto, io ho detto che compariva davanti al municipio per essere più una cosa più veloce. Ecco, tutto qui. Dalla chiesa scendiamo e nel parcheggio dello Spectro Market, qui in alto, attenzione, non vi preoccupate, non c'entra niente quel punto lì, c'è appunto questo quiz cartello. Chi ci va qui? Qui ci va lo yokai Bankakao, che è la fusione di Bananaso con la polvere stelle strisce.
Eccolo qua, Bankaka, a questo punto lo evocate al punto di evocazione yokai. Io non ce l'ho. Mi sono dimenticato di dirvi che Bankakao vi vende delle choco banana per 3 euro o dollari, siamo in America, quindi 3 dollari. Quindi non è che ve le regala, ve le vende. Se vi interessano le choco banane, evocatelo e potete comprarle. Io non ce l'ho, però comunque sia, provateci se volete vedere quello che combina. Non mi sembra combini qualcosa di particolare, forse, se non sbaglio, vi dà dei dolci, ma non ne sono sicuro. A questo punto andiamo a Residenza la Nocciola, che anche qui abbiamo dovuto per forza evocare due yokai particolari, ovvero Kumbatti e Freddy. Vediamoli velocemente. Entrati nella villa andiamo prima a destra, o a sinistra come vi pare, poi è speculare la cosa, e andiamo qui in fondo, entriamo nei bagni. In questo bagno, in teoria, c'era Termaiale. E praticamente c'è un quiz cartello qui che richiede l'evocazione di Kumbatto. E ci serve per forza nel gioco questo yokai. Quindi se ne avete uno, usatelo qui a quiz cartello e renderà bollente l'acqua della vasca. Mentre la sua controparte a sinistra richiede l'acqua gelata. Andiamo un po' a vedere. Anche qui percorriamo l'infinito corridoio e arriviamo ai bagni. Ecco, qui appunto anche c'era un altro yokai che si stava facendo il bagno. Ci voleva Freddy a questo punto di evocazione, ma questi due quiz cartelli insieme a Bacon Trito sono obbligatori per avanzare nel gioco. Quindi non serviva neanche farli vedere. E per i quiz cartelli in America abbiamo finito. Ora torniamo a Valdoro e cominciamo con la panetteria. A questo punto andiamo alla panetteria Scherzi di Pane, che si trova davvero vicino a casa di Nathan. Ecco qui, già l'avevo trovato questo quiz cartello, però non l'avevo completato. Cosa ci mettiamo? Ci mettiamo Ritwittolo, giusto? Ce l'ho Ritwittolo? Certo che ce l'ho. Evochiamolo qui al punto yokai e vediamo cosa succede. Ritwittolo si evolve da Socialbero. Socialbero è uno yokai che si evolve molto velocemente a livelli davvero bassi, quindi fatelo perché è davvero semplice portarlo a livello di evoluzione. Non ricordo se è al 20 o poco prima. Io perché l'avevo a livello 8, gli ho dato un'esfera mega ed è salito di livello al 21 con un attimo. Quindi subitissimo, eccolo qui. Ok, ci parliamo e vediamo che succede. Questo pane è così buono! Devo pubblicare una foto e una recensione. Mamma mia. Blogger. Scriverò che pane squisito, top, da 5 stelle, hashtag pane gourmet. Eccolo che lo incanta. O qualcosa del genere. Non è questo il posto di cui abbiamo letto la recensione in rete? Sì, è proprio quello, diamo un'occhiata. No, scusatemi signorine, ma che succede? Dico cellulare in mano. Dovrebbe essere questo, sembra proprio il posto della recensione. Turista, per caso? Non sarà che tutti hanno visto quello che ho pubblicato? Ma no, no, dai. Whisper, pensi che ci sia lo zampino di Ritwittolo in tutto questo? Beh, il suo nome è un programma. Non mi sorprenderebbe. Quando Ritwittolo ti incanta, rende virale ciò che pubblichi in rete. Perché non incanti qualche mio video, per favore? Sono davvero così a caccia di visual? È bastata una recensione a riempire quel negozio di clienti. Gna, diamoci una sbirciatina. Gna, quante persone! Il potere della rete è incredibile. Grazie a tutti per averci scelto. Continuate a comprare da noi. Domani avremo ancora più prodotti in vendita, ce n'è per tutti! In più, sarà tutto in saldo! Tutti i nostri prodotti sono fatti con ingredienti di prima qualità, a chilometro zero! O comunque sia a zone vicino alla regione del Kanto. Mitico! Questo sì che è un affare! Non so come sia successo, ma non mi pare ci sia nulla di male. Sono d'accordo con te! Gna, perché ne compriamo anche gna qualcosina? Quanto però? Gna, tutto con NY. Scherzi di Pane sta scontando tutti i suoi articoli e oggetti a edizione limitata acquistabili giornalmente aumentata. Sì, ci sono più ciambellingue se non sbaglio.
Sì, Ciambellingua 6 e Spaniel Curry, che pare sia una squisitezza. Che poi non ricordo, ma c'era un episodio di Yo-Kai Watch col Spaniel Curry. Ok, a questo punto sempre a Val d'Oro, perché le faccio in fila, come ho detto, da Yo. Ok, a questo punto andiamo tutta in alto e andiamo praticamente a questo emporio vicino alla scuola, ma nel vicoletto qui dietro. In questo vicoletto c'è un punto di evocazione molto particolare. Però mi sembra che io non ho lo yokai richiesto. O forse sì. No, devo ancora evocarlo addirittura. Non l'ho neanche risolto. Ok, questo è abbastanza facile. Kan ma us. Ok, eccolo qui. Giusto. Ce l'ho Kan Maus, non mi ricordo. Ma vediamo subito. Devo fare amicizia con Kan Maus. Però evocando Kan Maus a questo punto yokai, cosa succede? Si può entrare in questo tombino. Che vedete, l'accesso sembra che sia sbloccato, ma in realtà lo può sbloccare solo Kan Maus. E dentro so per certo che ci sono dei blocchi di ghiaccio. Quindi vi servirà la medaglia di Leo Fuoco per poterci proseguire. Un altro punto di evocazione invece è all'ospedale di Val d'Oro Centro. Quindi dirigiamoci all'ospedale. Al primo piano dell'ospedale Fortuna troviamo il punto di evocazione qui. Chi ci va qui? Ci va l'inguermiera. Io non ce l'ho, però comunque sia lei vi dà le medicine. Quindi se volete le medicine a gratis, evocate lei qui al punto yokai l'inguermiera e potete prendere una volta al giorno le medicine. Dopo l'ospedale, il punto yokai più vicino che mi viene in mente è al centro commerciale. Possiamo entrarci da tartaruga foto, che comunque sia è collegato. E a questo punto qui, proprio qui, eccolo, c'è un quiz cartello, ovviamente. Ma chi ci dobbiamo evocare a questo quiz cartello? Ci dobbiamo evocare Alga Cabana. Pa-pam. Alga Cabana ce l'ho, mi sembra. Mi sembra che l'ho preso. Ah, non ce l'ho. Vabbè, ad ogni modo, sapete Alga Cabana? Alga Cabana cosa fa? Vi fa cambiare le pose di vittoria per delle stelle danzanti. Quindi, usando le stelle danzanti con Alga Cabana, potete ricevere nuove pose di vittoria per i vostri yokai. A questo punto usciamo dal centro commerciale passando per la caffetteria, perché il prossimo punto yokai si trova qui in spiaggia. Andiamo a sinistra in questo caso e proprio qui usiamo la lente ed eccolo qua. Questo quiz cartello c'è Micellano. Quindi vedete, anche se non ho lo yokai adatto, però so quello che fa, a cosa serve. Quindi insomma, diciamo che sono un po' perdonato. Giusto un pochino, eh. Eccolo qui. Però Micellano non ho idea di cosa faccio, a dire il vero. Quindi lo scoprirò insieme a voi. E in arrivo. Che tribù era? Splendida. Eccolo qui. Mia terra, finalmente abbiamo attraccato. E là, la notte scorsa ho fatto un sogno strano. Chi saranno mai quelle ragazze e quello yokai con le orecchie da coniglio? Dove? Ah, con Usapion, con Usapion e con Luna. Ok, scusate l'invasione in casa, ma esco subito, ciao. Non era nessuno, tranquilli. Eccoci qua, pronti? Ehi là, la notte scorsa ho fatto un sogno strano. Un mostro emergeva dalle profondità marine e veniva affondato da un robot. È un racconto lungo, ma vuoi sentire tutta la storia? Ok, ecco, dopo che il mostro è apparso... Oh no, non dirmi che dovrò ricombatterci. In inglese è Yokaiju, molto più sul punto. Con il fuoco della giustizia che brucia nei nostri cuori, brucia! Con il potere giurassico che scorre nei nostri circuiti, con
con il coraggio di gridare fino a sfondare il cielo? Punk Kong! Il robot iperdimensionale! Ok. La forza del futuro qui nel presente! Quando ti sei cambiata d'abito? Devo ribatterlo? Bene, sconfitto con l'Energy Max. Ho preso un cazzottone, ma nulla di che. Perfetto. Che ne pensi? È proprio un sogno strano, eh? Quindi posso riaffrontarlo quante volte voglio, ma per quale ragione dovrei volerlo? Vabbè, pazienza. Oh, ai condomini tranquillità. Prima cosa andiamo ad Arrilandia, al pianale della stazione. E questa cosa è molto strana. Dunque, andiamo qui in basso e troveremo un cestino della spazzatura. E qui sopra appoggiate delle chiavi. Sì, è strano. Che sono quelle che servono per la missione, appunto, per questo quiz cartello. Quindi ora torniamo ai condomini tranquillità. Abbiamo trovato le chiavi dell'appartamento B301. Quindi che facciamo? Andiamo in alto. Ed è proprio questo qui. Usiamolo, entriamo. E lo yokai da evocare a questo punto è Trispecchio. Ecco che appare punto di evocazione, ma non ce l'ho. Oh, e invece ce l'ho Trispecchio? Ah, pensavo di non avercelo. Strano. Pensavo davvero di non avercelo. Ok, bene così allora. Però questa missione è attivabile solo di giorno. Quindi, iniziamo un po' appunto questa piccola missione nel passato. È una missione che parla di amori persi, di treni passati, in modo simbolico, è ovvio. Torniamo indietro più o meno di una decina di anni, forse neanche troppo. Allora, iniziamo da qui intanto. C'è una signorina. Mi chiedo che cosa provi per me. Ah, dimmi che non mi hai sentita. Non so di cosa tu stia parlando, ma hai delle scarpe enormi. Porti il 50 di piede? E tu? Posso confidarti un segreto? C'è una persona che mi piace e non so se confessarle il mio amore. È la ragazza che abita nell'appartamento accanto a questo. Per me è stato un colpo di fulmine, ma non ci siamo mai nemmeno salutati. Come potrei dichiararle il mio amore? Pensi che dovrei farlo comunque, subito? Io dico di no. Già, forse hai ragione. Sarebbe un passo affrettato. Grazie, avrò pazienza e aspetterò l'occasione giusta. Già, prima o poi le dirò che mi piace, sarà romanticista. E abbiamo detto di no. Se ora torniamo nel presente, quel ragazzo, appunto, non avrà avuto occasione di dichiarare il suo amore a quella ragazza e quindi rimarrà solo per sempre. Però ricordate che io ho salvato? Quindi la ragazza penso che dirà sempre la stessa cosa. Ok, va bene allora. Dato che però ho salvato, vediamo cos'altro succede se diciamo al ragazzo di dire di sì. Faccio sempre la stessa cosa. Colpo di fulmine, dovrai dichiararmi? Sì! Davvero? Almeno mi leverà questo peso dal cuore. Grazie, mi ha dato coraggio, ce la posso fare. E adesso, torniamo nel presente. Anche l'appartamento subisce un notevole mutamento. Tutto strappato, sembra che sia vandalizzato. Però vediamo un po' cosa è successo agli appartamenti qui a fianco. Questo appartamento anche sembra disabitato da molti anni. Però c'è questo appartamento qui che invece è ben curato. Vedete, ci sono foto, ci sono poster appesi, un fiore lì. Ma questa ragazza... non ho chiuso? No, non è chiuso, ma... Ehi! Immagina che gioia sarebbe avere una moglie e dei figli. Con un po' di coraggio e una singola parola avrei potuto cambiare la mia vita. Se adesso faccio parte di questa famiglia è solo perché ho trovato il coraggio di parlarle. Se mai dovessi affrontare scelte importanti, ricorda, non rimpiangere mai la tua decisione. Infatti, quel ragazzo, bambino, quel ragazzo con cui abbiamo appena parlato, si è dichiarato alla ragazza della porta accanto e ora sono sposati. Papà sorride sempre quando mi guarda e per qualche motivo io rido sempre quando guardo mio papà.
Sorridere fa bene, ridere fa bene. Sai cosa? Sono talmente di buon umore che ti voglio fare un regalo. Anello del destino. Più destino di così, ragazzi. Beh, forse 10 anni non sono passati, ma almeno 6-7. Anche perché quel bambino parla alquanto bene e già fa regali. Ad ogni modo, questo era un altro quiz cartello. Il prossimo è qui vicino. È uno yokai che già ho evocato perché mi serviva appunto per... Perché sì. Capirete anche a breve il motivo. Andiamo qui al fiume, vicino al vecchio ospedale. Ed è Tridonio! Quindi questo quiz cartello qui in mezzo a questa zona d'erba. Evochiamo Tridonio e con lui potremmo cambiare per 8 frammenti di moneta. Lui ci darà una moneta. Io ho 7 frammenti di moneta speciale, 1 di moneta 5 stelle e 2 di moneta 1 stella, quindi non posso cambiare nulla. Però se ce li avete, lui qui ve li cambia. Bene, ora andiamo alla stazione Verdi Prati. E anche qui c'è uno yokai molto interessante che, se per qualche ragione volete cambiare il soprannome dei vostri yokai oppure se ne avete dato uno sbagliato, con questo quiz cartello che si trova esattamente qui, evocando lo yokai corrispondente potete farlo. Hai trovato quiz cartello. E chi evocheremo mai a questo quiz cartello? Dimenticap. Eccolo qui. Ce l'abbiamo Dimenticap? Certo che ce l'abbiamo. Dai, yokai attiva. Ecco. Dimenticap arriva appunto yokai. Vuoi dimenticare qualcosa? Lascia che Dimenticap cancelli memoria. Vuoi dimenticare soprannome dei tuoi yokai? Cambia soprannome o scorda soprannome, che ti appunto ti fa ritornare il nome originale rispetto al quale avevi dato. Però alla fine, cioè, puoi sempre cambiarlo? Non ha senso. Però ovviamente mi sembra che non si possano cambiare i soprannomi degli yokai che ricevi da uno scambio, come in Pokémon praticamente. Ora, vicino a casa di Luna c'è questo emporio e qui c'è anche un quiz cartello. Ora già l'ho trovato ma non ho messo il nome. Qui ci va Elise Nobetta. Non ce l'ho. Ma cosa fa Elise Nobetta? Una volta evocata, lei farà arrivare al negozio oggetti di alto valore, tipo una bambola d'oro e della carne prelibata. Quindi, se avete problemi a trovare bambole d'oro perché non vi piace giocare a Blaster Steel, evocando Elise Nobetta a questo punto yokai, potete comprare una bambola d'oro per 220 euro qui a questo negozio e quindi completare il rango S. Ora andiamo al centro sportivo di Valdoro, nel piano dove si allenano gli yokai, perché c'è uno yokai molto importante da evocare a quel punto. La nostra destinazione quindi è il secondo piano. Ehi, che fai? Andiamo qui. E questo quiz cartello, che già ho risolto, ci va il sergente Quadro. Vicino ai manubri evochiamo al quiz cartello sergente Quadro. Quando andiamo a New Yokai City, poi il sergente Quadro lo prendiamo per forza, quindi è uno yokai che si prende del gioco. Tutto qua. Non vi state impegnando abbastanza, mammolette? Io Fitto vi darà una smossa. No, ti prego. Mi hai evocato ed eccomi qua. Vuoi iscriverti a YoFit? Io? Sì, sì. Tutto qua. Cosa hai detto? Non ti sento. Alza la voce. Vuoi fare YoFit o no? Ok. Senti? Sembra divertente. Sì, facciamolo. Molto bene. Iniziamo subito YoFit. Ma è contenta? Vedremo come ti farà lavorare, sergente Quadro. Aprite le orecchie, fannulloni. Quello che conta nello YoFit è una dieta sana. Dovete resistere alle tentazioni poco salutari. A me lo dici. Completate l'allenamento senza cedere al delizioso profumino. 2, 3, 4. Che buon profumo. Carne, voglio mangiare carne. Resistete. 2, 3, 4. Ah, c'è incantati, mamma mia. Vai, super velocità. Benone, così si fa. Ancora una volta. 2, 3, 4.
Ah, più veloci. E quelli incantano ancora più forte. Ah, niente. Ah, sconfitti. Siete grandi, ce la state facendo. E ora, per finire, il colpo di grazia. Al lavoro! Ok, grazie Sergente 4 riceverai più punti potenza ed esperienza. Un altro punto da visitare sono le terme di Valdoro, quindi andiamo all'ora di Vitaliano, che tra l'altro sono stati furbi a metterlo qui fuori piuttosto che dentro al negozio, come Yokai Watch 1, e anche 2 forse se non sbaglio. Andiamo qui, dove ci sono padre e figlio che guardano la televisione, e c'è un quiz cartello proprio qui. Bene, questo quiz cartello, chi dobbiamo evocare? Uno yokai un po' particolare. Gestisce una locanda. Chissà cosa potrà mai essere. Eccola qui. Chiamiamola appunto di evocazione. Ce l'ho, mi sembra, questo yokai. L'ho trovato con le monete della slot kai, se non sbaglio. Medaglia yokai attiva! Lei cosa fa? Fa i massaggi. Fa i massaggi lei. Il centro massaggi di Locandemonia ti dà il benvenuto. Mi chiedo come sia uno yo massaggio. Con quelle mani non mi farei mai toccare. Il nostro centro è uno dei migliori. Di addio alla stanchezza grazie al massaggio tonificante, ma è più stanco. Aumenta le giocate della slot kai grazie al massaggio slot tai. Riceverai anche un bellissimo souvenir. Fantastico! Locandemonia fa dell'ospitalità un suo punto d'orgoglio. Puoi venire quando vuoi, non serve prenotare. Riposati. Mettiamo subito al lavoro. Occhi chiusi. Cominciamo con un massaggio me più stanco. Rilassati. Wow, che bella sensazione. Anche il mio yokai sembra felice. Ha completamente ripristinato i PS e l'energimetro dei tuoi yokai. Ora passiamo al massaggio slot tai. Rilassati profondamente. Wow, potrei diventare massaggio dipendente. Hai un turno extra alla slot kai. Wow. Finito, ora riapri gli occhi. Oh, è stato davvero rilassante. È stato un piacere aiutarti. Ecco a te il tuo souvenir, torna a trovarci. Del latte, nulla di che. Insomma, lei ha 6 braccia capelli. 6 capelli braccia. Bene, un penultimo punto yokai è a Scintilla. Praticamente vicino al teatro delle vicine Armionia c'è questo punto di evocazione che è di Illuguro. Accedere anche il nome Illuguro con 2 O. Lo evocate e potrete andare. Una volta che lo evocate, potrete andare nel mondo delle illusioni. Ecco, a me in questo momento non serve. Però comunque sia, ci recuperate nel mondo delle illusioni il numero 10, mi sembra, di Fenzi detto, che serve per la missione appunto del fungo yokai più pregiato, della Fungo Fest. Ora, l'ultimo punto yokai, che poi è uno dei punti yokai più infami da trovare, e già avrete capito di quale sto parlando, ma più infame da trovare non tanto per la difficoltà del punto yokai, perché ci vuole uno yokai che non si sa chi è, no, è lo yokai che è difficile da trovare. Sto parlando del signor Sabbio. L'ultimo punto yokai di questa guida, eccolo qui. Ci possiamo andare di notte attivando solo la missione di Statichello. Come prendere il signor Sabbio e come attivare la missione di Statichello li trovate in questa playlist di Yokai Watch, dato che appunto ci ho fatto 2 video separati apposta. Bene, quindi signor Sabbio, puoi percorrere quel corridoio solo di notte. E infatti qui non ci posso andare, ma non importa. Quindi, mi sembra di aver fatto vedere tutti quanti i punti yokai? Sì, vi ho fatto vedere tutti i punti yokai disponibili. Ebbene, quindi Kuja, anche questa guida di Yokai Watch termina qui. La prossima guida forse la farò per quanto riguarda i numeri speciali di Fainsiret. Nel caso non è quella, ci sarà sicuramente Blaster Steel. Devo vedere come sono messo con le registrazioni, quindi Kuja. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!